Ciao amici e benvenuti sul mio canale YouTube. Ora ci vediamo questo video di queste pagnottine con la farina di segale ed erbe aromatiche dell'Alto Adige che mi sono fatta arrivare da un sito del Tirolo dove ogni tanto ordino delle cose. Bene, seguitemi. Allora, mi sono preparate le farine, i tre tipi di farine, le erbe aromatiche, l'olio, l'acqua, il sale. Queste sono le erbe, vedete, condimento per pane, dentro c'è anche la trigonella, il finocchio, il cumino, ci sono varie erbe essiccate e bio. Metto una ciotola. Questa è la mia pasta madre, prelevo i 100 grammi, cioè la pasta madre che ho rinfrescato, ne ho messa di più perché mi serve anche per fare altre cose. Prelevo i 100 grammi, oppure altrimenti rinfrescate soltanto la parte che vi serve. Qui, siccome sto facendo i rinfreschi preparatori per la colomba, quindi ne ho un po' di più. Quindi nella ciotola metto l'acqua che è tiepida, non è freddissima. L'acqua è leggermente tiepida. Ci metto le erbe che emanano un profumino buono. E poi ci metto la pasta madre a pezzettini. La sto pesando perché senza passarla da un recipiente all'altro l'ho pesata direttamente nella ciotola. Ok, adesso prendo un cucchiaio, anzi all'inizio faccio con le mani così sciolgo bene la pasta madre. L'acqua mi sembra di averlo detto che è tiepida, scusatemi la voce, si è abbassata improvvisamente la temperatura. C'è il sole, ma la temperatura è molto bassa, quindi i tempi di lievitazione si allungheranno un pochino, eh? Allora, ho messo la piccola parte di zero, questa è l'integrale. Giro un pochino, metto altra acqua. Ne ho messa 400, vediamo, penso ci vorrà tutta. E poi metto la segale. Di solito quando si fanno i Wiesenger, scusatemi la pronuncia, si prosegue direttamente con il cucchiaio, però visto che che ho spezzato la segale, proverò ad impastare anche un pochino a mano, perché la segale sapete che rimane molto appiccicosa, è difficile lavorarla. Ho messo il cucchiaino di sale. Poi l'olio, poi il sale ne servirebbe anche meno perché è già saporita per le erbe che abbiamo messo. Ok, adesso lavoro un pochino così nella ciotola. Sapete che la farina di segale contiene poco glutine, quindi è per questo che si taglia con altre farine, ma volendo. Anche se non dobbiamo aspettarci quella lievitazione che otteniamo con le farine bianche, infatti rimane sempre un pochino chiuso il pane, però è ricchissimo di sostanze, nutrienti, di fibre. Si dice che anche che il chicco di segale contiene anche sostanze anticancro, fa bene al cuore. Quindi è un pane buono, diciamo così. Allora, adesso mi pulisco, mi stacco bene dalle mani, metto un po' di farina per pulire le mani. Naturalmente sono pulitissime in questi giorni che stiamo sempre a lavare le mani per via di questa emergenza, come sapete. Quindi ce le ho pulitissime.
Allora, vediamo se riesco a lavorare sul piano di lavoro. Per aiutarmi, mi bagno la mano così con l'acqua e lavoro un altro pochino. E comunque volendo, mettendo magari un po' più di acqua, si può fare tranquillamente con un cucchiaio senza impastare, e poi lasciare un pochino lievitare. Sul canale trovate anche altri tipi di pane con la segale, altre ricette, ce n'è una anche, una originale del Tirolo, però con il lievito di birra, sì. Ok, pulisco un pochino la ciotola ed ora la lascio diciamo un paio di ore, anche 3 ore, visto che fa freddo, oppure la mettiamo in un posto un po' caldo intorno ai 26-27 gradi, eh. Copro con la pellicola. Ok, ci vediamo dopo. Allora, passato il tempo, come vedete non è cresciuto più di tanto, proprio perché ha poco glutine, anche pur avendo messo gli altri due tipi di farina, me la pochina, quindi, però è diventato bello elastico, vedete. Adesso lo lavoro un pochino così, faccio una sorta di pieghe, ma poco, così. Ecco qua. E poi lo lascio un pochino, una mezz'oretta, e poi procedo subito per fare le pezzature. Allora, con questo impasto io ci farò 4 pagnottine. Volendo si possono fare anche più piccoline, potete farne anche 6, 7 come volete, eh. Allora, lo tengo coperto mezz'ora, ma anche un'ora, così lievita ancora di più. E poi procedo per le pezzature. Io lo divido, metto un po' di farina, anche di segale, io l'ho finita, adesso l'ho usata tutta quella che avevo. E ci farò, se volete, anche due, vedete. Guardate come si vedono bene le erbe che abbiamo messo, e ce ne farò 4, quindi 4 pagnottine un po' piccole, però fate come volete, potete anche fare una pagnotta intera come volete. Ok, scusate, c'entro un pochino la fotocamera. Scusatemi, non sono riuscita a togliere del tutto questo fruscio, eh. Ho fatto tutte le prove, si sente nel sottofondo, mi avete detto, però forse devo cambiare microfono, sì, ne devo fare uno un pochino più professionale, vediamo. Intanto voi aiutatemi, condividete i miei video, pubblicizzate, lasciate un like sotto i video e continuate a seguirmi. Allora, avete visto, ho piegato al centro i lembi e ho arrotondato, ecco qua, vedete, ho arrotondato la pagnottina e continuo anche con le altre. Ecco qua, le ho preparate tutte e quattro, sì, volendo anche due ne venivano, un pochino più grandi. Ed ora le copro, ci metto un po' di segale, ci vorrebbe, come vi ho detto non ce l'ho. Sapete che non possiamo, stiamo ordinando le farine online perché non possiamo uscire di casa, andare in giro per tutti i negozi a trovare le farine che ci servono, a parte che io le ordino sempre online. E quindi adesso ho messo un altro tipo di farina, però ci vorrebbe proprio la segale sopra oppure la farina integrale. Copro con il nylon così, poi ogni tanto lo stacco in modo che non mi si attacca sotto. E le lascio lievitare 3-4 ore, vedete voi, quando diventano così, vedete? Sono cresciute e si sono spaccate sopra, ma tranquille che non è proprio la segale che dà questo effetto. Ho scaldato il forno, l'ho portato a temperatura 250, poi l'ho abbassato gradualmente a 220 e ancora a 200.
Senza vapore, perché già è umida di sé la segale, ci sono voluti all'incirca 40 minuti, 40-45. Poi valutate voi con i vostri forni. Eccole qua, c'è un profumino molto buono di erbe, mi sembra di stare in Alto Adige quando si entra nei loro forni caratteristici. Aspetto un pochino che si fredda, ma non molto, poi vado a tagliare. Ecco qua perché ho preparato già la merenda tirolese e voilà. Sapete che noi in famiglia siamo degli appassionati del Tirolo, tutti gli anni andiamo su, abbiamo già prenotato, speriamo che finisca subito questo stato di emergenza perché dobbiamo andare su ad agosto e spero vivamente di riuscire ad andarci. Sicuramente sarà così, vedrete che ce la faremo. Però intanto continuiamo a stare dentro casa, aspettando che arrivi la fine di questo incubo. Ciao a tutti, ci vediamo presto, ciao!